Documenti falsificati, assenze senza giustificazione e un'indagine che parte da Londra per arrivare nel cuore dell'Umbria. Al centro Leonardo Mazzaferri, un impiegato 42enne del comune di Bevagna. L'uomo sfruttava da almeno 2 anni i permessi della legge 104 e con la scusa di dover accudire il padre anziano e malato volava all'estero, soprattutto nella capitale britannica. Qui avrebbe anche venduto documenti falsi a 2 immigrati clandestini. Truffa aggravata, falso ideologico e abuso d'ufficio. Sono queste le accuse per il dipendente comunale arrestato che, secondo gli inquirenti, sarebbe anche il responsabile di una cessione con dei documenti falsi di alcuni loculi del cimitero del paese. La svolta è arrivata quando la polizia inglese ha fermato 2 magrebini con carte di identità rilasciate dal comune di Bevagna, parte di un lotto rubato. Le indagini hanno portato a Mazzaferri, esperto in informatica, che era stato in servizio all'ufficio anagrafe. Il comune ha fatto la sua parte in tutto il percorso. Una volta analizzate tutte le carte, se ci saranno le condizioni che affinché il comune si possa costituire parte civile, lo faremo sicuramente. Tra i cittadini c'è chi ricorda che già in passato Mazzaferri aveva fatto dubitare della sua affidabilità, ma tutta questa vicenda, precisa il sindaco, non deve gettare ombra su una comunità sana ed onesta.